Sì, la maggior parte dovrebbero essere dentro, dovrebbero Oh. mancare una decina, però direi che possiamo tranquillamente iniziare, se no poi diventa Allora, troppo. va bene, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Non so quante di voi ieri sera hanno poi seguito la bella iniziativa organizzata da Caritas Migrantes che a Cosenza fa riferimento a Pino Fabiano, che è un grande amico e una grande persona, peraltro. È stata un'iniziativa molto interessante, i contributi che sono stati portati veramente almeno per quanto mi riguarda, di grande spessore. Se avete la possibilità, no, avete la possibilità. Ieri vi sono state date anche le indicazioni per scaricare il rapporto, quindi basta andare sul sito nazionale, credo, della Caritas Migrantes, e per quest'anno il rapporto è scaricabile gratuitamente. Per chi come voi ha intrapreso questa strada e chi vorrà poi intraprendere la strada della possibilità di lavorare nell'accoglienza in senso lato dei migranti, dei cittadini stranieri, vi dico che quel rapporto è uno strumento di fondamentale importanza. È il quarto anno in cui viene stilato questo rapporto, questo insieme al rapporto internazionale che viene fatto dall'UNHCR, sono i due rapporti importanti in italiano che sono disponibili per noi studiosi e per gli operatori. Impressionante quello che si diceva ieri, e cioè che nel 2019 sono aumentati moltissimo i rifugiati ambientali, e comunque in generale nello scorso anno si sono mosse, hanno dovuto abbandonare la propria terra quasi 80 milioni di persone, e si riconferma quello che già sapevamo, cioè che la stragrande maggioranza delle persone che fuggono da persecuzioni o da situazioni di disagio, di discriminazione, trova rifugio negli stati limitrofi, quindi nello stato immediatamente adiacente al proprio. E rimane nel proprio continente. L'altra cosa che diceva la Cristina Molfetta, che è una delle curatrici del volume, faceva riferimento a questo pezzo, all'articolo che è stato scritto. Ora non mi ricordo chi fosse, chi sia, non mi ricordo chi sia l'autore, ma a proposito del piano per l'immigrazione di cui abbiamo parlato ieri, della Commissione Lagarde, e se ci avete fatto caso, per chi era presente, le perplessità di cui parlava Cristina Molfetta erano le stesse perplessità che avevamo espresso ieri, e sul fatto che la solidarietà in Europa in questo momento è lì, l'hanno definita una solidarietà pavida, quindi ancora c'è una certa difficoltà a mettere in moto il meccanismo della solidarietà e della condivisione degli oneri, non solo finanziari, nella gestione dei flussi migranti, ma non solo una solidarietà pavida, ma in questo momento purtroppo l'Europa è anche complice di, potremmo chiamare, è forte da dire, ma è complice di crimini particolarmente gravi. Perché sulla rotta balcanica sono stati respinti nell'ultimo periodo sono state respinte circa 1.300 persone di nazionalità prevalentemente siriana, irachena e afghana, che sono le nazionalità o sono i richiedenti protezione internazionali che hanno maggiori probabilità di vedersi riconosciuta qualche forma di protezione internazionale. I siriani, perché fuggono ovviamente dalla guerra, ma la stessa cosa l'Afghanistan e l'Iraq continuano a essere tra i paesi più pericolosi al mondo, ma vengono, l'Italia li sospinge verso la Slovenia verso la Croazia verso la Bosnia, e di lì sei fuori dall'Europa e non c'è più possibilità di chiedere protezione internazionale. Quindi ricordava, me ne avrei parlato, anche se è molto avanzata questa cosa qui. C'è stata un'importante sentenza di un tribunale in cui che ha esplicitamente detto che il respingimento alle frontiere è illegale, perché è una violazione di quel principio di cui parlavamo ieri, che è il principio di non respingimento. Se tu rimandi indietro profughi siriani, e anzi la polizia bosniaca con l'avallo anche di Frontex, degli agenti di Frontex,
spicchi a manganellate i profughi, capite bene che tutte le cose di cui abbiamo parlato, la Convenzione di Ginevra, i diritti fondamentali, il principio di non respingimento, il divieto di espulsioni collettive, resta veramente una chimera. Però c'è un giudice e c'è la stampa che fa delle inchieste. Vi invito anche a leggere con molta attenzione l'articolo che abbiamo postato ieri del Sole 24 Ore sullo scandalo che sta attraversando l'agenzia Frontex e Feste Festini. È un quantitativo di soldi che avrebbero speso per Feste che è veramente degno di nota. E poi era anche molto bello, secondo me, il contributo di Leila, che è questa collega di un'università di Torino, che ha parlato proprio di come sia stata modificata di cosa è cambiato lungo il 2019 per gli operatori, non solo per gli operatori dell'accoglienza, ma anche proprio per i richiedenti, per i beneficiari che si sono visti da un attimo all'altro espellere, cacciare proprio dalle strutture di accoglienza con delle situazioni assolutamente paradossali, per cui nel Siproimi i posti erano vacanti e la gente era bisognosa, vulnerabile, è stata letteralmente messa in strada. Poi vabbè, ho fatto io l'intervento di cui probabilmente parleremo oggi, poi ci sono stati anche dei begli interventi delle voci sul territorio, in particolare Pietro Panico, e non Panico come l'hanno chiamato ieri, Panico, che è un operatore legale che aveva seguito anche il corso per operatori legali specializzati in materia di protezione internazionale che abbiamo fatto qualche anno fa, e la voce, un'altra voce importante è stata quella di Malik Sambou. Malik Sambou è uno studente congolese di scienze politiche, vi assicuro, veramente bravo come pochi, e devo dire la verità, quasi tutti i richiedenti protezione internazionale che si sono iscritti a scienze politiche hanno veramente delle eccellenti performance, e dopo un po' che imparano un italiano tecnico, giuridico, che è veramente notevole. Quindi, no. Se riuscite anche ad avere la registrazione, questo lo dico anche a Valentina e a Salvatore, se riuscite ad avere la registrazione e metterla tra il materiale a disposizione dei corsisti sarebbe probabilmente una buona cosa. Allora, fate questa premessa che però è importante, perché noi stiamo da ieri, l'ultima parte della lezione di ieri e la lezione di oggi è incentrata a capire quale sia stata l'evoluzione della condizione giuridica dello straniero, però davvero per capire che cosa è successo negli ultimi 2 anni, per capire fino in fondo la portata e il significato delle modifiche che sono state introdotte, dobbiamo cercare di capire che cosa è successo prima, perché, come dicevo ieri, l'intervento, i decreti Salvini del 2018 non sono stati un fulmine a ciel sereno, vengono da una lunga storia in cui piano piano, incrementalmente, per passi graduali, si è andata sempre più deteriorando la condizione giuridica dello straniero, si è reso sempre più, la condizione dello straniero è stata sempre più precarizzata, anche quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro, e quindi poi anche il richiedente protezione internazionale. Quindi vi dicevo, è una storia che viene da lontano, e in particolare a dare l'incipit a questa deriva securitaria e repressiva rispetto al testo unico che era stato adottato nel 1998, di cui vi ho già accennato ieri, quanto alla struttura, quanto alle finalità, alla logica binaria, alla complessità, è stata, come dicevamo ieri, la legge Bossi-Fini del 2002. Era una legge che è stata mossa prevalentemente da una serie di finalità, tra cui quella di diminuire e rendere difficoltosa la possibilità di ingresso legale in Italia per motivi di lavoro, di legare la durata e la validità del permesso di soggiorno ad un regolare rapporto di lavoro attraverso un meccanismo che si chiama il contratto di soggiorno. Però, diciamo, tra gli elementi più rilevanti della legge Bossi-Fini c'è una cosa che ha a che fare con la determinazione annuale delle quote di ingresso.
Ieri vi spiegavo e vi ho messo alla fine di questa serie di slide, c'è anche una parte in cui spiego come funziona il meccanismo delle quote. Ogni anno il governo deve determinare il numero di stranieri da far entrare per l'anno successivo per motivi di lavoro. Nel 98 la determinazione annuale delle quote era obbligatoria, nel senso che il governo doveva ogni anno determinare quelle quote, con la Bossi-Fini diventa facoltativa, nel senso che il governo può anche decidere di non adottare nessun decreto flussi. Poi questo cambierà ancora e verrà introdotta una norma in cui si dice che le quote per l'anno successivo non possono superare quelle previste per l'anno precedente. Proprio da ultimo, con la conversione in legge del decreto legge Lamorgese, questo è stato eliminato e quindi ritorniamo ad una situazione precedente. L'altra innovazione della Bossi-Fini, come vi dicevo, c'è stata una precarizzazione della condizione dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro. La validità dei permessi di soggiorno viene dimezzata, da 4 anni diventa 2, quindi tutte le misure positive vengono dimezzate, e invece vengono aumentate le pene, viene raddoppiato invece ciò che di cattivo si poteva fare, raddoppiando è stato tendenzialmente fatto. Si istituisce, come vi dicevo, il contratto di soggiorno. Questo contratto di soggiorno sposta sui datori di lavoro gli oneri anche per quanto riguarda le esigenze alloggiative dei lavoratori stranieri. Quindi quando dovrebbero incontrarsi il datore di lavoro e lo straniero che abbia lecitamente varcato la frontiera munito di un visto per l'ingresso, il datore di lavoro e il lavoratore si incontrano allo sportello unico per l'immigrazione, dovrebbero compilare questo contratto di soggiorno, e il datore di lavoro deve anche indicare di aver individuato delle condizioni o alloggi idonei per il lavoratore. Ci sono anche altre cose di questo contratto di soggiorno, però l'essenza, la motivazione del contratto di soggiorno è far sì che lo straniero potesse entrare in Italia solo nel caso in cui esista già un rapporto di lavoro o comunque un contratto. Viene istituito lo sportello unico per l'immigrazione presso le UTG, che sono gli uffici territoriali per il governo, le prefetture. Lo sportello unico per l'immigrazione, istituito nel 2002, cominceranno a funzionare nel 2004, due anni dopo. C'è l'idea viene lanciata l'idea della tolleranza zero nei confronti della immigrazione clandestina. Io uso clandestino sempre tra virgolette, con un inasprimento delle misure penali e amministrative verso lo straniero irregolarmente presente. Il meccanismo delle espulsioni, di cui ieri abbiamo cominciato a parlare, vi ricordate, ho detto respingimento ed espulsione, sono dei provvedimenti che vengono adottati per allontanare lo straniero irregolarmente presente dal territorio dello Stato. Soltanto che mentre il respingimento viene effettuato alla frontiera, quindi prima che lo straniero entri nel territorio italiano, è una fictio iuris, si dice una finzione in realtà, perché nel territorio ci arriva lo straniero, ma viene fermato alla frontiera e viene respinto, quindi viene rimandato nel paese di provenienza o comunque nel paese da cui si era imbarcato. I provvedimenti di espulsione invece riguardano quelle situazioni in cui lo straniero si trova già nel territorio dello Stato. In realtà in Italia c'è stata per lungo tempo una modalità di respingimento unica, assolutamente unica nel suo genere, che si chiamava respingimento differito alla frontiera. Quindi aveva le stesse caratteristiche del respingimento, quindi effettuata dal questore senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, soltanto che era differita, cioè invece di farla immediatamente, si diceva se lo straniero viene individuato subito dopo la sua entrata nel territorio dello Stato, può essere respinto con accompagnamento coattivo alla frontiera. Quel subito dopo, capite bene, non è che subito dopo significa un giorno, 2 giorni, 10 chilometri, 20 chilometri, 30 chilometri, ha dato adito a delle
prassi assolutamente discrezionali nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza. Questo istituto del respingimento differito è sempre stato ultra criticato in dottrina perché c'è un accompagnamento coattivo alla frontiera e ogni qualvolta c'è una cosa che si chiama coattiva, quindi con l'uso della forza abbiamo a che fare con la libertà personale. La libertà personale di quell'articolo 13 impone che ci siano c'è la riserva di giurisdizione, quindi che intervenga comunque un giudice, e quindi questo respingimento differito ha dato adito ad una serie di problematiche. Qui invece, per quanto riguarda l'espulsione, con la legge Bossi-Fini la modalità prevalente per eseguire l'espulsione dello straniero irregolarmente presente è quello dell'accompagnamento coattivo alla frontiera. Quindi non intimazione a lasciare il territorio dello Stato, che diventa assolutamente residuale come ipotesi, ma tutte le espulsioni, almeno teoricamente, tutte le espulsioni vengono effettuate attraverso l'utilizzo della forza pubblica, attraverso la coazione o attraverso la coercizione fisica. L'unica nota positiva dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista di studioso, l'unica nota positiva della legge Bossi-Fini è che la legge Bossi-Fini ha istituzionalizzato il sistema pubblico dell'accoglienza. Cioè nel 2002 viene istituzionalizzato il servizio centrale, che voi chi ha lavorato nello SPRAR o se proimi, ma chiamiamolo SPRAR che facciamo prima, sa esattamente a cosa mi riferisco. Nel 2002 viene istituita la sezione centrale, si attivano le convenzioni la sezione centrale, lo SPRAR, l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e il Ministero dell'Interno, quindi si istituzionalizza quella importante rete che era già presente sul territorio, che già operava a favore dell'accoglienza dei migranti, ma ancora ad un livello embrionale, ancora ad un livello primordiale. E invece nel 2002 viene appunto istituzionalizzato lo SPRAR, quindi prende avvio istituzionalmente questo sistema reticolare che vede insieme il Ministero dell'Interno, che è l'organismo, che è il Ministero che maggiormente si occupa delle questioni migratorie, e anche questo la dice lunga sul modo in cui viene visto oggi la presenza anche dei richiedenti protezione internazionale, essendo affidata fondamentalmente al Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, c'è un coinvolgimento anche del Ministero del Lavoro che è importante, però diciamo il Ministero che la fa da padrone resta sempre il Ministero dell'Interno. Con tutto quello, il Ministero dell'Interno è quello che è orientato, che ha come sua funzione principale quella del controllo dell'ordine pubblico e della sicurezza interna. E quindi si istituzionalizza la rete SPRAR con il Ministero, la sezione centrale che dia ausilio per i progetti territoriali, l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale Comune Italiana, è fondamentale perché voi ben sapete benissimo che nella rete SPRAR uno dei soggetti attivi in questa rete sono proprio gli enti locali, che volontariamente attivano sui propri territori tramite un ente gestore i progetti di accoglienza. Quindi dobbiamo ascrivere quantomeno una nota positiva alla legge Bossi-Fini avendo istituzionalizzato. Alcuni sono anche critici riguardo alla istituzionalizzazione dei processi e delle procedure di accoglienza, perché nel momento in cui è stata istituzionalizzata è stata anche ingabbiata, perché poi si utilizzano fondi pubblici, e quindi bisogna rendicontare, quindi bisogna sottostare alle regole della gestione del denaro pubblico. C'è qualcuno di voi, immagino, che si ricordi questa fase in cui ancora non era stato istituzionalizzato lo SPRAR? In Calabria c'è una storia importante da questo punto di vista, perché a fine 97 ci furono gli sbarchi tra Badolato e Riace, delle esperienze importanti di accoglienza diffusa, quindi la Calabria da questo punto di vista ha una storia importante, ha partecipato in maniera importante alla nascita del sistema SPRAR, apportando idee innovative, apportando una certa idea di accoglienza.
Nel periodo successivo, dal 2002 fino al 2005, quando c'è stato, cioè, il governo, diciamo, il governo di centrodestra, il governo di centrodestra avrebbe dovuto adeguarsi alle direttive comunitarie. L'altro giorno, ieri, vi dicevo, nel frattempo l'Unione Europea aveva acquisito tutta una serie di competenze in materia di visto e asilo e immigrazione, quindi cominciavano ad essere adottate, a quell'epoca cominciavano ad essere adottate le direttive in materia di, la direttiva in materia di qualifiche, la direttiva in materia di procedure, la direttiva sul ricongiungimento familiare, la direttiva sull'accoglienza e via dicendo. Quindi una serie di direttive, e le direttive, come dicevamo ieri, hanno questa caratteristica, devono essere attuate a livello interno. Quindi gli organi dell'Unione adottano una direttiva, però questa direttiva indica degli obiettivi da realizzare, ma non è che questi obiettivi ce li puoi realizzare in un ventennio, no. Generalmente la direttiva dice agli stati: avete a disposizione 2 anni, 1 anno e mezzo, 1 anno per attuare gli obiettivi della direttiva. E in questo periodo qui il governo italiano, il Parlamento italiano non ha dato attuazione ad una serie importante di direttive, tant'è che poi la successiva maggioranza, che era di nuovo una maggioranza di centro-sinistra, si è trovata nelle condizioni di avere un arretrato importante di direttive dell'Unione Europea a cui dare attuazione, e vi ha poi dato c'è un fischio fastidioso. Vale, mi puoi vedere, dottoressa Cuzzocre, mi puoi vedere chi ha il microfono aperto così da silenziare? Sì, ho provveduto e l'ho appena disattivato. Grazie, grazie, grazie. Prego. Dicevamo, quindi si dà attuazione ad una serie di direttive, vedete qui ve le ho scritto, cioè con il decreto legislativo 3 del 2007 si dà attuazione alla direttiva che istituiva il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Questo PDS sta per permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, sostituirà in Italia quella che veniva chiamata la carta di soggiorno. Quindi prima c'era la carta di soggiorno, nel 1998 il permesso di lungo periodo in Italia veniva chiamata carta di soggiorno, poi è stata adottata a livello di Unione Europea una direttiva che ha istituito questo permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, e quindi c'è stata necessità di un adeguamento. Nel 2007 viene Sara, non so come aiutarti se non vedi le slide. Prova ad andare indietro e prova ad andare di nuovo avanti, vediamo se adesso le vedi. Viene data anche attuazione alla direttiva in materia di ricongiungimento familiare, molto importante. In materia. Gli altri vedono le slide? Le vedete le Sì. Ah, ok. Quindi ci sono soltanto 2 persone che non vedono le slide. Raga, quando non vedete le slide, fate una cosa, tanto le slide sono a disposizione, stampare, lo so che non si possono stampare, ma provate a vederle su un altro dispositivo se ce l'avete. Nel 2005 viene adottato il decreto legislativo 140 in materia appunto di norme minime relative all'accoglienza, quindi diciamo il primo decreto accoglienza su contenuto della protezione, e poi il decreto legislativo 25. Che è il decreto procedure, anche per alcuni aspetti, diciamo, decreto qualifiche. Quindi in questo lasso di tempo, dal 2005 dal 2005 al 2007, si è dovuta dare attuazione alla normativa dell'Unione Europea, e meno male che c'era la normativa dell'Unione Europea che quantomeno ha posto delle condizioni minime da rispettare. Le cose invece cambiano in Italia nuovamente, cambiano, e anche in maniera importante nel triennio, anzi 2008-2011. Nel periodo 2008-2011 abbiamo di nuovo una
maggioranza di centrodestra, abbiamo, mentre nel 2002 il ministro dell'interno era Fini e il vicepresidente era Bossi, nel 2008, nel 2011 abbiamo sempre all'interno, abbiamo un leghista, e in questo caso però si trattava di Roberto Maroni, quindi Maroni diventa ministro dell'interno, abbiamo comunque di nuovo una maggioranza di centrodestra, a trazione leghista o comunque in cui la componente leghista insiste particolarmente per ridurre ancora di più le guarentigie e le garanzie nei confronti dei migranti, e quindi a partire dal maggio 2008 e per questo tristissimo triennio si opera costantemente nella direzione di ridurre le già ridotte garanzie a tutela dei diritti dei migranti, non solo quelli non regolarmente presenti, ma anche nei confronti della una sorta di vessazione anche nei confronti degli stranieri irregolarmente presenti, nei cui confronti si sarebbero dovute adottare politiche serie di inclusione, politiche serie di integrazione, di partecipazione anche alla vita pubblica locale, proprio per favorire la reciproca conoscenza tra le comunità e gli individui arrivati o quelli che c'erano già da tempo e la comunità autoctona. Invece così non è stato, quindi in questo periodo sono state poste davvero delle ipoteche serie sulla possibilità poi di immaginare percorsi di inclusione sereni. I percorsi di inclusione sono sempre complicati, non c'è neanche un unico percorso di inclusione, non c'è un modello di integrazione che sia assolutamente valido per tutti i paesi, valido in tutti i tempi, però io sono convinta, cioè il mio convincimento è che quando ad uno straniero che decida di venire a lavorare in Italia comunque sono assicurati una serie di diritti fondamentali e anche ovviamente sono assegnati anche una serie di doveri fondamentali, anche il dovere di solidarietà è uno strumento attraverso i quali la comunità, i legami tra la comunità si stringono, quindi tra la comunità, che è una comunità è fatta sia di italiano autoctoni sia di stranieri. E invece vi dicevo, in questo periodo tutto questo è stato fortemente ipotecato. Provo a farvi un esempio. Allora, abbiamo nel 2008 viene adottato intanto l'ennesimo decreto legge, che è il decreto legge 92 del 2008 e che poi viene convertito nella legge 125 del 2008. E prevedeva una cosa veramente, prevedeva una situazione dal punto di vista del diritto veramente aberrante, perché prevedeva la circostanza aggravante di clandestinità, quindi lo stesso reato se compiuto da un cittadino italiano, da uno straniero regolarmente soggiornante o da uno straniero in condizione di irregolarità veniva punito in maniera diversa. Ovviamente quando questa circostanza aggravante di clandestinità è arrivata dinanzi alla Corte Costituzionale non ha potuto fare altro la Corte Costituzionale se non ritenerla incostituzionale, e si aggravano le pene per il favoreggiamento allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, vengono istituiti nuovi tipi di reato compiuti per esempio da chi, salvo il fatto che il fatto non costituisca più grave reato, a titolo oneroso e al fine di trarne profitto, dà alloggio ad uno straniero irregolarmente presente. Quindi viene introdotto il reato del procurato alloggio agli stranieri irregolarmente presenti. Viene introdotto anche il reato di alterazione dei polpastrelli da parte degli stranieri, il reato di alterazione dei polpastrelli perché per sfuggire dai rilievi fotodattiloscopici e per non essere identificati alle frontiere e i dati quindi poi inseriti nel sistema Eurodac, che significa, quando ho parlato del meccanismo delle espulsioni, dello straniero in condizione di irregolarità, non vi ho detto una cosa che forse alcuni di voi conoscono. Generalmente al provvedimento di espulsione, eseguito anche con accompagnamento coattivo alla frontiera, segue anche un divieto di ingresso nel paese e
negli altri paesi europei per un periodo variabile che va dai 2 ai 5 ai 10 anni. Ecco perché il divieto è stato poi è invalsa in questo periodo anche la cosa terribile di alterazione dei polpastrelli, quindi di sciogliere, non riesco a trovare il termine giusto, di deteriorare, ecco, le impronte digitali con il ricorso all'acido in maniera tale da non poter essere identificati tramite le impronte digitali. E poter poi, una volta espulsi dal territorio dello Stato italiano, poter fare rientro in un altro paese dell'Unione Europea. Questa è stato un utilizzo. C'era anche ovviamente il caso delle identità multiple, per cui persone anche criminali o delinquenti che ovviamente hanno utilizzato più personalità e documenti falsi per poter procedere in affari non leciti. Non è che quando parliamo di immigrazione stiamo parlando di angeli o stiamo parlando di persone che per principio e per definizione sono delle persone per bene, o che non ci sia criminalità e non ci sia delinquenza per i cittadini stranieri. Sarebbe una forma di razzismo al contrario che non ci appartiene. Ognuno si assume la responsabilità delle proprie azioni, e anche uno straniero ha diritto di essere un delinquente, esattamente come in Italia hai diritto ad essere delinquente, e invece è il dovere dello Stato perseguire le persone che compiono dei reati. Okay? Quindi è stato introdotto il reato di alterazione dei polpastrelli da parte degli stranieri. Nonché anche sono state inasprite anche le pene per il favoreggiamento della permanenza degli stranieri irregolarmente presenti e per la loro assunzione a nero da parte dei datori di lavoro. Quindi per contrastare lo sfruttamento lavorativo si aumentano le pene nei confronti dei datori di lavoro, però ragazze e ragazzi, un punto che è sempre stato abbastanza chiaro in tutto questo svolgimento normativo è che i controlli nei confronti dei datori di lavoro per verificare anche le condizioni lavorative sono sempre state molto scarse in Italia, perché gran parte di queste leggi vengono fatte anche a costo zero, quindi senza investimenti finanziarie, e quindi l'onere di controllare i datori di lavoro eccetera sempre gravato sugli ispettori del lavoro o sulle ASL oberate di lavoro e senza risorse aggiuntive, per cui molto spesso queste normative che pure aumentavano le pene per i datori di lavoro non sono state applicate perché non ci sono stati investimenti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali. Importante che questa la legge 125 del 2008 ha anche riscritto un articolo importante del TUEL. Il TUEL è il testo unico degli enti locali. Questa legge è andata a riscrivere l'articolo 54, conferendo ai sindaci il potere di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica. Ora, i sindaci hanno sempre avuto attribuito il potere di ordinanza, contingibili ed urgenti, per situazioni che abbiano a che fare con la preservazione della salute pubblica e della incolumità. Questa estensione che è stata fatta nel 2011 si è trattato proprio di una nel 2008 si è trattata di una estensione davvero importante del potere sindacale del potere di ordinanza dei sindaci, perché c'era l'idea tutta leghista, ok, di fare, vi ricordate quale locuzione si utilizzava in quel periodo a proposito dei sindaci? Venivano chiamati i sindaci a cui era demandato il potere di controllare anche la sicurezza urbana. Mi dice qualcosa questa espressione?
Sceriffi. Sindaco, sceriffo, ed è anche stato il bravo, le rondine, le ronde. Esatto, c'erano anche le ronde, quindi le ronde, quelle cose simpatiche delle ronde. Quindi questo è il governo tradizionalista dà la scura dallo strumento in mano ai sindaci per poter adottare. Poi da lì è stato tutto un florileggio di ordinanze assolutamente fantasiose, di ordinanze al di fuori davvero di qualsiasi principio di legalità. Beh, faccio breve, nel 2011 la Corte Costituzionale censura questa disposizione, però qui la Corte Costituzionale devo mettere la parentesi qui di chiusura e non l'ho messa alla fine, e vabbè, la Corte Costituzionale nel 2011 censura questa disposizione. Però, come vedremo, non lo so se lo vedremo, ma ve l'ho scritto in una delle ultime slide, anche se la Corte Costituzionale è intervenuta su questa disposizione, i sindaci continuano ad avere un'idea del potere di ordinanza esorbitante, tant'è che vengono adottate ordinanze, anche da ultimo sono state adottate ordinanze da parte di sindaci di paesi sfigati, assolutamente contro ordine, in cui per esempio si diceva che gli abitanti, che i cittadini del continente africano, americano e del Sud America non potessero, avessero il divieto di circolare per le strade del paese se non in possesso di una certificazione sanitaria che escludesse qualsiasi tipo di malattia, o le ordinanze che vietavano agli stranieri di sedere sulle panchine, o chiedevano i parchi giochi agli stranieri. Quindi, vi dicevo, tutto un florileggio veramente di ordinanze, la cui finalità era semplicemente quella di rendere difficoltosa la convivenza tra italiani, tra cittadini italiani e cittadini stranieri. E quindi anche di fomentare e di spiegare all'odio razziale, ecco, senza mezzi termini. Quindi molte di queste ordinanze hanno avuto proprio questa, e qui gli è stata data proprio la scura da parte del governo. La legge 125 è stato il primo pacchetto sicurezza. Poi viene adottato anche il secondo pacchetto di sicurezza, però nel frattempo, diciamo nel 2008, viene adottato il decreto legislativo 160, che modifica in senso più restrittivo le precedenti disposizioni in materia di ricongiungimento familiare. Quindi anche con riferimento ad un diritto, che è il diritto all'unità familiare, riconosciuto a livello di articolo 8 CEDU, che era stato introdotto nel testo unico con un titolo specifico, che ormai era diventata appunto materia anche di competenza dell'Unione Europea, niente, si interviene nel 2018 limitando il numero dei familiari ricongiungibili, e soprattutto si alza il reddito minimo sufficiente per poter accedere al ricongiungimento. Si allungano i termini per il nulla osta al ricongiungimento e viene resa obbligatoria anche la stipula da parte di una assicurazione sanitaria o di uno strumento equivalente per il familiare ricongiunto. Quindi, vedete, vi ho messo queste cose proprio per farvi notare come molte di queste normative in realtà non avessero altro altro fine se non quello di guardare allo straniero lavoratore regolarmente soggiornante soltanto come appunto un lavoratore, quindi qualcuno che la mattina si alza, lavora 8, 10, 12 ore, dopodiché possibilmente va a fare la spesa, spende qualcosa e poi deve sparire dall'orizzonte, deve sparire dagli spazi pubblici, non deve occupare gli spazi pubblici. Deve imparare l'italiano possibilmente, ma se lo impara per fatti suoi sarebbe anche meglio, però è l'idea di una sorta di straniero ospite, il cui unico compito è di lavorare, ma non il cui unico compito. I leghisti in realtà hanno sempre avuto
un approccio anche molto pragmatico alla questione delle migrazioni, perché in quella fase, anche nel 2000, in quella fase lì, è una fase comunque tendenzialmente di crescita e ci sono tutta una serie di settori, specialmente nell'area che all'epoca era a maggiore trazione leghista, c'è sempre stato bisogno di lavoratori stranieri. Quindi non è che i datori di lavoro o i leghisti che lavorano sul territorio non sapevano e non volevano il lavoratore straniero, ne avevano assolutamente bisogno. C'è stata una a livello governativo sono state approvate queste normative particolarmente rigide, particolarmente dure, però sempre nell'ottica di sapere che non si poteva eccedere troppo, perché di lavoratori stranieri c'era bisogno, perché i datori di lavoro hanno potuto fruire di manodopera straniera anche qualificata, o certe volte di manodopera straniera a basso costo, perché c'era bisogno anche delle badanti, delle corfe all'interno delle famiglie, per cui c'è un atteggiamento anche pragmatico da parte dei leghisti, però c'è stata anche una politica che è stata una politica di durezza, una politica che mirava proprio a fare assolutamente terra bruciata attorno soprattutto allo straniero regolarmente soggiornante, tanto che nel secondo pacchetto sicurezza, che è quello che è stato era sempre un decreto legge, poi convertito nella legge 94 del 2009, viene istituito il cosiddetto reato di clandestinità. Non si chiama, in termini tecnici, cari, non si chiama reato di clandestinità, ma si chiama reato di ingresso e soggiorno irregolare. Si tratta di un, fino a quel momento l'ingresso irregolare, il soggiorno irregolare era sempre stato visto come un'ipotesi di contravvenzione amministrativa, quindi non come un reato. Qui si fa il passo in più per dire c'è il reato di clandestinità, quindi è stato introdotto questo reato, se qualcuno di voi è avvocato lo sa, non mi dilungo perché manco io sono avvocata, quindi tante finezze del diritto penale mi sfuggono, però questo reato di clandestinità è stato anche qui più che altro una norma manifesto, perché si prevedeva un'ammenda pecuniaria, il divieto di espulsione, che ha intasato anche i tribunali, ha intasato la giustizia e non ha risolto ovviamente quasi nulla, perché se lo straniero è regolarmente presente e tu mi fai un'ammenda di 5.000 o 10.000 euro, chi ce l'ha di 5.000 o 10.000 euro per pagare l'ammenda per questo tipo di reato? E poi questo secondo pacchetto sicurezza ancora una volta punisce più gravemente il reato, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, allunga 6 mesi il tempo del trattenimento amministrativo e nel 2009 mi pare sia stato proprio nel 2000, in questa fase, che i centri di permanenza temporanea e di assistenza, come erano chiamati originariamente, quindi quei luoghi, quelle strutture in cui lo straniero viene trattenuto per il tempo necessario ad organizzare l'espulsione, quando non si può effettuare immediatamente l'espulsione o il respingimento alla frontiera e occorre identificare lo straniero, e poi in tutta una serie di altri casi lo straniero viene trattenuto appunto in questi centri, in queste strutture che si chiamavano prima CPTA, poi si chiameranno centri di identificazione e di espulsione proprio a partire da questo periodo, e poi centri di permanenza per il rimpatrio. Ne abbiamo già parlato, sono luoghi di privazione della libertà personale che però fuoriescono, che non partecipano delle garanzie dell'ordinamento penitenziario e soprattutto del sistema penale. Questa legge nel 2009 allunga 6 mesi i tempi del trattenimento amministrativo, poi addirittura qualche anno dopo saranno allungati fino a 18 mesi, ma al momento si allungano a 6 mesi. E poi si insiste ancora di più sulla
su come spellere, su come rendere effettive le espulsioni dello straniero, però anche questo è cosa abbastanza tecnica, non mi ci soffermerei. Viene, però qui questa invece è una cosa importante, perché probabilmente ve le ricordate e molte sono anche rimaste. Nel 2009 viene istituito un fondo destinato a finanziare la spesa per i rimpatri, quindi in questa fase si sottraggono risorse importanti per l'integrazione, per i corsi di italiano per gli stranieri, non si investe in personale nella scuola pubblica per favorire il metodo interculturale e per l'assunzione di mediatori interculturali, tutto questo non si fa, però si aumenta, si rimpolpa, anzi viene istituito proprio il fondo, che è un fondo destinato a finanziare la spesa per i rimpatri. Guardate che i rimpatri non sono facili da effettuare, perché bisogna identificare lo straniero, trovare il vettore, organizzare, bisogna che con il paese di provenienza del rimpatriando vengano attivate delle convenzioni bilaterali o dei trattati bilaterali, quindi è una cosa sempre molto molto complessa quella dei rimpatri, perché c'è questo pallino per cui lo straniero irregolarmente presente tu lo devi assolutamente rimpatriare, lo devi espellere, lo devi allontanare dal territorio dello Stato, perché la sua posizione non può essere sanata. Questo lo dovete mettere proprio, ve lo dovete fissare, per chi non lo sapesse, ci deve ragionare molto su questa cosa qui. Una delle pecche fondamentali della condizione giuridica dello straniero in Italia, almeno per quello irregolarmente soggiornante, è che non può sanare in corso d'opera la sua posizione. Dopo il 1998, dopo ci sono state sempre meno sanatorie, l'ultima sanatoria è stata quella dell'anno scorso, la sanatoria che cosa fa? Consente a chi è in posizione di irregolarità nel soggiorno di regolarizzare la propria posizione. Ma tranne le sanatorie non c'è un meccanismo che consente a chi magari è presente in Italia, ha un lavoro in nero, gli è scaduto per disgrazia il permesso di soggiorno e non l'ha potuto riconvertire perché ha perso il lavoro, non è stato in grado di trovarne un altro, poi non c'è un meccanismo che ti consente di regolarizzare la tua posizione. E quindi il fallito in questi anni è tutti quelli che sono diventati irregolarmente soggiornanti, se li possiamo espellere subito va bene, se no li tratteniamo in un centro. Tra quelli trattenuti nei centri di trattenimento, una piccolissima percentuale in effetti poi è stata davvero rimpatriata nel paese di origine. Quindi anche questi centri di permanenza per il rimpatrio sono state delle strutture assolutamente inutili, in un luogo in cui i diritti fondamentali sono stati lesi in una maniera importantissima. Nel 2009 vengono anche previsti nuovi obblighi per i servizi di money transfer. Sapete benissimo che cosa sono: sono le agenzie che effettuano le rimesse nei paesi di origine, sono uno strumento di straordinaria importanza sia per i richiedenti protezione internazionale, sia per i rifugiati, sia per i lavoratori stranieri. La possibilità ovviamente di mandare soldi nel paese di origine per la famiglia che eventualmente è rimasta, o per ripagare o per aiutare la famiglia a ripagare il viaggio, e cose che più o meno sapete tutti. I money transfer devono acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo del soggiorno dello straniero che effettua l'operazione, o segnalare all'autorità di pubblica sicurezza lo straniero che non presenti tale titolo. Quindi qui vedete, quando si fa terra bruciata intorno allo straniero irregolarmente soggiornante, e cioè quella di andare a minare, andare a mettere delle mine proprio nei luoghi tipici in cui lo straniero irregolarmente presente, ma magari che svolge un vergognoso, hai ragione, che svolge un lavoro, frequenta. Si prevede l'obbligo di versare un contributo, anche un contributo bello sostanzioso, per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, e viene anche istituito questo
l'accordo di integrazione. Quindi si deve sottoscrivere un accordo di integrazione nel momento in cui si presenta la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno, anche il rinnovo, se non si ha per il rinnovo del permesso di soggiorno. Questo accordo di integrazione è stato poi disciplinato da un DPR del 2000, che dopo ve lo trovo, durante la pausa vi trovo qual è il regolamento che ha disciplinato meglio questo accordo di integrazione, che comunque è strutturato e è articolato per crediti, quindi si deve raggiungere un certo numero di crediti. Se invece perdi i crediti perché ti comporti male o non hai, non impari l'italiano, è un problema serio, perché se non... se ti viene revocato l'accordo di integrazione, rischi che il tuo permesso di soggiorno non possa essere rinnovato. Se il tuo permesso di soggiorno non viene rinnovato, diventi irregolarmente presente, deve essere espulso dal territorio dello Stato, è tutta una catena. Diventa obbligatorio esibire il titolo di soggiorno per ottenere una serie di documenti e di prestazioni. C'è la cancellazione dall'anagrafe dopo 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno. Vedete che qui non me l'ho messa a caso questa cosa qui, questa dell'anagrafe, no? È un pallino che ci hanno sempre avuto i leghisti, questo di insistere molto sulla questione della cancellazione dall'anagrafe. Quindi anche qui la cosa di Salvini viene da lontano, non è una cosa che è stata introdotta all'improvviso nel sistema, veniva da lontano. C'è la verifica anche della conoscenza della lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno per lungo soggiorno e il rilascio per nulla osta. Quindi vedete tutta una serie di questioni, tra cui, ecco, questo è anche interessante, il divieto di ricongiungimento in caso di poligamia, in maniera molto sottile, con due o tre articoletti messi di qua e di là. È stato introdotto in Italia il divieto di ricongiungimento in caso di poligamia, perché si dice che il lavoratore straniero può ricongiungersi soltanto con una moglie, e quindi si esclude la possibilità che vengano fatti ricongiungimenti. È stata aggirata. L'ultima cosa, poi facciamo una pausa, perché effettivamente va fatta anche una pausa mentale. Di fronte a questa sfilza di previsioni normative, dovrebbe venirci, dovrebbe essere chiaro come il legislatore italiano, come il legislatore di centrodestra abbia costruito negli anni un sistema sempre più difficoltoso per la categoria dello straniero, sempre di precarizzare la condizione dello straniero, anche di emarginalizzarlo dalla comunità. E viene introdotto l'obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e dotato di idoneità alloggiativa, che viene accertata dalle autorità comunali, per lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare, nonché la possibilità della verifica da parte del comune delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile a seguito della richiesta di iscrizione e variazione anagrafica. Quindi qui si comincia ad inserire la possibilità che i comuni possano verificare le condizioni igienico-sanitarie degli alloggi, quindi tutta una serie di cose che vengono richieste al lavoratore straniero nel caso in cui voglia effettuare il ricongiungimento familiare, e quindi deve dimostrare che l'alloggio sia presenti dei requisiti specifici, tipici di quelli dell'edilizia residenziale pubblica, quindi che ci siano tante prese, che ci siano tante finestre. Quindi tutta una serie di adempimenti burocratici, di vessazioni, proprio di autentiche vessazioni, quando poi invece i controlli sul territorio per i lavoratori stagionali impiegati nell'agricoltura, nella transumanza, ecco, dell'agricoltura, tra Pachino, Foggia, Cassibile, Roma, eccetera,
poi non sono stati bei, sono stati fatti ne sono stati fatti pochi di controlli, e invece lì davvero le condizioni di vita miserabili dei lavoratori stranieri impiegati nell'agricoltura avrebbero esigito sicuramente un intervento molto più forte. Però, come sapete, ci sono dei settori dell'agricoltura che necessitano di un lavoro precario, di un lavoro schiavizzato, quindi lì è stato tutto possibile, e invece poi nei confronti di un lavoratore che vuole ricongiungersi sono state fatte delle autentiche vessazioni burocratiche amministrative. E questo, diciamo, è quanto riguarda questa meraviglia del secondo pacchetto sicurezza. E niente, allora sono le 10:35, ci vediamo tra un quarto d'ora, così io mi dopo 60 minuti di cosa, quindi un quarto d'ora, 15 minuti da 10:35, quindi 10:50. Adesso ho saputo fare la somma. Sì, è giusto. Ok, perfetto.